Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video del canale Musica e Cultura. Oggi vi parlerò della storia della vita di Medea nella mitologia greca, secondo le fonti di Euripide. Prima di iniziare a parlare dell'argomento di oggi, però, vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like e commentare il video. La storia di Medea è una storia ovviamente leggendaria e mitologica che è stata narrata da diversi autori, sia greci che romani. E io in questo caso vi parlerò della storia che fu scritta da Euripide e che differisce in alcuni punti dalle storie di altri autori, come per esempio Ovidio. Medea, secondo la leggenda, era figlia del re della Colchide, Ete. Secondo alcune fonti, era persino figlia della dea Ecate, la dea della magia. E, secondo altre, invece, era nipote del dio Helios e parente della madre Circe. Nonostante ciò, però, lei crebbe e divenne una maga molto potente. Tale che quando Giasone arrivò alla corte del padre di Eta per poter ottenere il vello d'oro, Medea se ne innamorò perdutamente e lo aiutò con i suoi poteri straordinari. Infatti, il vello d'oro era custodito da un drago selvaggio, bastava avvicinarsi per essere ingeneriti. E Medea, però, riuscì non solo a calmarlo e a far ottenere il vello d'oro a Giasone, ma anche a far superare a Giasone le altre prove che il padre gli aveva imposto, donandogli unguenti e facendo su di lui incantesimi. Medea era così innamorata di Giasone che accettò di tradire il proprio padre e di seguirlo per poter andare a riconquistare il trono di Giasone a Iolco. Non solo, per poter far ottenere al futuro marito Giasone il trono di Eta, Medea convinse persino le sorelle a uccidere il padre per poter, secondo quello che Medea gli aveva raccontato, garantirgli l'eterna giovinezza. In realtà però era uno stratagemma per portarlo alla morte. Medea quindi si mise contro la sua famiglia per poter finalmente poter coronare il suo amore con Giasone. Quando infatti ebbero entrambi ottenuto i loro troni, si sposarono e unificarono le due Iolco e la Colchide. Successivamente, dopo 10 anni di matrimonio felice, da cui erano nati anche dei figli, il re di Corinto, Creonte, propose a Giasone un accordo: se infatti lui avesse sposato sua figlia, Glauce, avrebbe anche ottenuto il trono della città. Giasone, nonostante fosse già sposato con Medea, acconsentì alla proposta, poiché sarebbe stata un'offerta straordinaria che avrebbe aumentato enormemente le sue ricchezze. Medea ovviamente seppe di questo accordo. Infuriata andò da Giasone, gli ricordò del loro passato insieme, gli ricordò di come lei l'aveva sempre aiutato anche nei momenti di massimo bisogno. Nonostante ciò, però, Giasone non acconsentì a interrompere l'accordo con Creonte e infatti si apprestò a sposare Glauce. Medea allora fece buon viso a cattivo gioco. Infatti disse a Glauce che era molto contenta per il matrimonio e tra l'altro le regalò un mantello e una corona. Nel momento in cui, durante la cerimonia, Glauce indossò il mantello e la corona, appunto, prese fuoco e fu soffocata da terribili dolori. Infatti erano intinti con un potente incantesimo. E quando il padre, Creonte, si avvicinò a lei per poterla aiutare, morì anch'esso. Medea così aveva consumato la sua vendetta contro la rivale, ma non contro Giasone, poiché che Giasone, nonostante fosse distrutto, era ancora destinato a subire tanto. Infatti Medea non voleva uccidere Giasone e porre fine alle sue sofferenze, bensì voleva acuirle, voleva farlo soffrire il più possibile. Infatti, andando contro il suo istinto di madre, uccise gli stessi figli che lei aveva avuto con Giasone, in modo da far soffrire il marito. Il marito soffrì così tanto, infatti, che, secondo alcune versioni, fu spinto perfino al suicidio. Medea però non finì qui. Infatti, successivamente, per poter cercare di riconquistare una posizione nelle città della Grecia, sposò il re Egeo. Egeo aveva avuto da un matrimonio precedente Teseo, che però era stato allontanato dalla corte. Tra l'altro, Teseo non sapeva nemmeno delle sue origini regali. Egeo quindi si sposò con Medea e da questo ne nacque un figlio, Medo. Medea voleva che il figlio salisse al trono della città di Atene, di cui appunto Egeo era il re, ma quando arrivò Teseo pronto a riconquistare il suo trono, Medea si interpose tra lui e il padre, infatti credendo che Teseo non fosse altro che un usurpatore. Ma quando Egeo riconobbe il figlio, Medea andò su tutte le furie. Ormai Teseo aveva il trono di Atene, era giusto che lo avesse lui, e allora Medea uccise, no, non uccise, bensì portò Egeo alla pazzia.
Successivamente Medea scappò sul carro del sole e, secondo diverse leggende, continuò la sua attività di maga, e infatti è citata in molti altri miti. La sua fu un'esistenza, possiamo dire, dannata, poiché non solo rovinò le vite di molte altre persone, ma in primis rovinò la sua stessa, sia perché gli altri le avevano fatta soffrire, sia perché lei, a forza di andare contro gli altri, a forza di vendicarsi, aveva rovinato la sua vita. Ogni volta che si costruiva una felicità, lei la distruggeva, cercando di distruggere la felicità degli altri, ma andando a rovinare principalmente la propria.